piace già. Buonasera. 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 Allora, carissimo, come ti chiami? Io mi chiamo Canio Lelio, nome, Toglia di cognome. Normalmente chiamato Canio. Canio. No. È un bellissimo nome che non avevo mai sentito prima. Ottimo. Quanti anni hai? 73 compiti. E cosa fai nella vita? Ho fatto l'ingegnere e l'insegnante. Collega. Lo so. È vero che tu sei ingegnere. Io sono ingegnere. Ma attualmente, oltre a essere pensionato, faccio il divulgatore scientifico. Ah, bravo! Che bello! Allora, Canio, sì. Sei un grande! Piano. Cosa fai questa sera? Stasera quello che farò è di far vedere come questo specchio, un oggetto che usiamo tutti i giorni, possa far succedere delle cose incredibili. Normalissimo specchio a prima vista, non è magico, però anche non essendo magico permette a una persona come me, in una stanza non piccola, di sollevarsi da terra e volare. Ma non solo volare, ma nuotare nell'aria. Perdonatemi lo stile che non è proprio... La Federica, lo perdoni, no? Sì, ti perdono, cane. Devo confessare, sono un arrampicatore sociale. Mi arrampico sul nulla. Ha fatto la battuta. Gliel'ho detto, la pasta è troppa. Però era buono e l'ho mangiato e mi sono ingrassato. No, è meglio essere magro. Fa le battute. Una vittina da vespa, eh? Bella. Ora, c'ho questa castagna che è pesantina. Vi prego di non fare rumore che mi devo concentrare, altrimenti... Silenzio. Glielo prega, vedi come ho perso la concentrazione. Di nuovo gentilmente. Bravo! Col pensiero. Ma che bravo! Grazie, ecco questo. Questo sono venuto a presentarvi. Grazie molto. Ed è questa cosa che mi tengono giovane. Canio, sei un grande. Grazie molto. Vai Frank. Canio, il fatto che tu abbia inventato tutti questi numeri diversi con lo stesso oggetto fa di te una persona estremamente creativa e piena di passione, e questo secondo me è veramente figo. Bravissimo Cari. Bravo, lei è l'ingegnere più particolare che abbia mai conosciuto, molto, molto divertente, bravo, veramente speciale. Complimenti, bellissimo. Sì, Canio, sei stato super divertente, complimenti, ma io mi immagino anche i ragazzi quando vai in giro per le scuole a fare un po' questi esperimenti, divulgatore scientifico. Vai in giro per le scuole? Sì, anche per le... Scusa, Frank, sto parlando io, rompivate! Oh, bravo, finalmente hai capito. Cosa fai? Allora, Canio, inutile dirti che sei un eroe. Però io vorrei dirti grazie anche perché contribuisci a fare un qualche cosa che io cerco di fare da tanto tempo, cioè rivalutare gli ingegneri, la figura dell'ingegnere nella mente degli italiani. Perché si pensa sempre che l'ingegnere sia una persona grigia e si commette un errore incredibile, perché gli ingegneri sono dei pazzi e sono fra le persone più creative che io abbia mai incontrato. Bello. Sono d'accordo. Viva gli ingegneri! Viva gli ingegneri! Adesso posso andare? No, dobbiamo votare, magari non passi, non lo so. Canio,
Canio, per me è un gigantesco sì. Anche per me, ingegnere, è un sì. Un grandissimo sì anche da parte mia. 39 sì! A tutti, grazie per gli applausi. Ciao Canio!